Siamo qui con Diego Di Stilo, oggi la presentazione ufficiale della tua candidatura sorretto da due liste totalmente civiche. Ci tieni particolarmente a questo aspetto, ma perché hai deciso di candidarti? Io ho deciso di candidarmi semplicemente perché riscontravo in Albenga un problema sociale vero che esiste, dovuto soprattutto al lavoro, soprattutto e un po' anche alla sicurezza, che poi non è per me sicurezza ma è vigilanza, voglio parlare un po' di vigilanza, ma soprattutto perché vorrei aiutare un po' di persone e le fasce più deboli alle quali io mi sento molto vicino. E i candidati che si sono proposti, secondo me, per estrazione loro di vita sociale, di appartenenza, non rappresentano il popolo che io voglio rappresentare in queste elezioni comunali. Quindi dicevamo due liste civiche, anche se la tua appartenenza comunque sappiamo che sei stato già amministratore pubblico. Sì, io sono stato amministratore pubblico sempre per il centrodestra. Per il comune di Albenga noi questa volta ci proponiamo con due liste civiche, malgrado faremo anche qualche appello pubblico per le elezioni europee dove votare, perché non siamo persone che può nascondere il passato, quindi diremo cosa votare, consiglieremo cosa votare, lasceremo libertà di votare alle europee, perché abbiamo un concetto fondamentale che 365 giorni all'anno ad Albenga non ci sono Salvini, non c'è Di Maio, non c'è nessuno, ma ci siamo noi, e quindi pertanto crediamo che questa volta le liste civiche siano quelle che possano dare il contributo maggiore, più efficace per la città. Qualche progetto l'hai già presentato, ad esempio quello su Viale Che Guevara. Quali sono, quindi, se ce li puoi dire, già qualcuno dei progetti principali che hai in mente? Guarda, il primo progetto è il lavoro. Abbiamo un progetto importantissimo con la fusione degli assessorati lavori pubblici, servizi sociali e personale, per creare le manutenzioni in house e tenere questo 1 milione di euro che tutti gli anni viene speso in gare, noi lo vogliamo far girare in città. Questo non è una voto di scambio, come qualcuno simpaticamente vuole dire, è semplicemente la voglia di mantenere dei soldi in città, di mantenere un'economia in città. Il secondo progetto importante è sulla vigilanza. Io non voglio parlare di sicurezza, perché sicurezza non porta turismo, la parola sicurezza. Noi dobbiamo parlare di vigilanza. Come ho già detto, io andrei in ferie in una città ben vigilata, non andrei in ferie in una città che non è sicura. E questo quindi è una cosa che noi ci teniamo particolarmente. Poi abbiamo un progetto importantissimo che è stato un po' strumentalizzato su Viale Che Guevara, perché noi abbiamo proposto di fare 3 moli e di far sì che la sabbia si depositi naturalmente, certo, per poi cambiare l'uso dei terreni che ci sono in quella parte. Tanto il cuneo salino è così avanzato che i terreni sono così salati che non possono essere coltivati se non per le piantine. Pertanto noi crediamo che Albenga, siccome non può avere il porto perché ce l'ha avuto Loano e D'Alassio, avremo il nostro viale turistico.